Buongiorno, sono Riccardo Ambrosetti, qua mi presento come vicepresidente di Ascosim. Naturalmente voglio ringraziare tutte le persone che oggi partecipano a questo evento. In primo luogo i partecipanti, perché senza di loro non sarebbe un successo, ma anche chi ha contribuito a organizzare, quindi tutto il consiglio direttivo di Ascosim e ovviamente tutti i relatori che ci porteranno ognuno la propria esperienza, e lo scopo della giornata è proprio quello di mettere insieme tanti talenti che possono esprimere, diciamo, quello che loro hanno costruito fino ad oggi e quello che potranno fare. E naturalmente gli sponsor che servono sempre, perché queste organizzazioni di eventi hanno anche un impegno sotto il profilo proprio brutalmente economico. Perché Ascosim ci tiene a spingere un evento come questo di Robo Advisor? Beh, Ascosim è un'associazione che è nata per promuovere la consulenza in tema di valori immobiliari e quindi ci risulta naturale ovviamente divulgare il più possibile sul mercato tutte quelle cose che possono favorire la crescita della figura del consulente finanziario. E secondo noi l'aspetto tecnologico, oggi chiamato Robo Advisor, va proprio in quella direzione. Noi crediamo che la tecnologia applicata alla consulenza possa permettere una serie di vantaggi che vanno da più semplice a una maggiore divulgazione sul mercato del risparmiatore della consulenza, ma anche una migliore targetizzazione dell'offerta e, non ultimo, la piena espressione della capacità consulenziale propria delle persone fisiche che fanno consulenza. Quindi per noi è importante, per il nostro piccolo, aiutare lo sviluppo di questo tema, confidenti nel fatto che tutti noi potremmo trarne beneficio dal punto di vista professionale. Io a questo punto direi che potremmo iniziare a chiamare i primi quattro relatori, quindi il dottor Primanni, il dottor Ferrari, dottor Orlando e dottor Bernardi. Non tirarmi le orecchie tu, mi raccomando, e vi auguro buona partecipazione. Grazie. Intanto che si siedono, buongiorno a tutti. E diciamo che il convegno è organizzato con quattro blocchi di relatori, quattro pezzi che si siedono tutti insieme, un po' in autogestione dello spazio. Alcuni di loro utilizzano delle slide, altri no, altri in parte in massima libertà. Le slide sono già comunque tutte disponibili sul sito dell'associazione, quindi basta che voi entrate, potete liberamente scaricare tutte le presentazioni che qua vedete utilizzate o in parte utilizzate. Abbiamo anche la collaborazione per la registrazione del video del convegno, che quindi verrà poi pubblicato sul canale YouTube dell'associazione, e quindi chi si perdesse qualche pezzo, volesse riguardarselo, poi nelle prossime settimane sarà disponibile. Il mio compito è solo quello di mantenere i tempi, perché altrimenti quindi sarò mio malgrado severissimo, quindi lancio le slide dei vari relatori e cerco di mantenere appunto il massimo di aderenza ai tempi. Il primo che qui ho segnato, il dottor Maurizio Primanni, che è presidente di Excellence Consulting, che è un gruppo di società di consulenza, formazione e innovazione tecnologica specializzate nel comparto bancario e finanziario. Io lo dico così, evito a loro di perdere tempo a dire chi sono.